storie di emigranti e di passioni per Magazine, Anghiari La Plata, legati nel tango e nelle milonghe. Speciale che più speciale non si può. Stasera dovremmo auto-intervistarci. Io sono con il direttore del teatro di Anghiari, Andrea Merendelli. Va bene, facciamo così. Perché qui è successo un po' una cosa particolare. Io sono una grande appassionata di ballo, di tango argentino in particolare. Quest'estate ho detto ad Andrea Merendelli: organizziamo una cosa di tango ad Anghiari. E lui ha fatto un po' di smorfie perché è più geloso del teatro che della moglie e non voleva partecipare a questa iniziativa. Poi in realtà che cosa è successo? Che si è comprato anche il vestito da tanghero? No, il vestito in realtà è di un algerino morto negli anni 80 e quindi l'ho comprato questo successivo, prima del tango. Però il fatto è questo, che quando io ho visto queste coppie ballare sulla terrazza del teatro quest'estate, in una serata molto molto calda, ho avuto un'illuminazione, mi sono convertito al tango sulla via di Damasco e quindi ho detto con Ilaria: facciamola questa cosa, però colleghiamoci a quello che già esiste, al gemellaggio con La Plata, perché La Plata è una città di 600.000 abitanti che è gemellata con Anghiari, che ne ha 6.000, e quindi questa anomalia già era abbastanza particolare. Poi i nostri anghiaresi della Plata ci tenevano particolarmente da un po' di anni che non facevamo una cosa insieme. Abbiamo unito le due cose, l'energia inesauribile di Ilaria Lorenzini e queste mezze verità sul fatto che sono sposato, che non è vero, ma insomma, comunque va bene. Ti sei rimesso in... No, vabbè. Cioè, un messaggio subliminale, così per far sapere che... disponibile, va bene, vestito così direi che si può fare. Allora, a parte gli scherzi, no, non abbiamo mica scherzato tanto, no. Non abbiamo scherzato tanto, il vestito è del morto, lui stasera ballerà il tango e soprattutto il teatro di Anghiari che stasera si è trasformato in una milonga. Sono arrivati un sacco di amici da tutta Italia e questo ci gratifica enormemente perché vuol dire che abbiamo passato un messaggio positivo, ci sono tanti bravissimi ballerini ma soprattutto appassionati di tango. Allora, venite con noi. Parlo a nome di tutti gli anghiaretti di La Plata che siamo in questo quartiere che è un quartiere anghiarete. C'è anche la città che si chiama Città Gemellata, dove c'è una Madonna col bambino che l'ha fatta l'artista anghiarete Santino del Ser, così che noi siamo vicinissimi a voi tutti, sempre. Attraverso l'internet sempre, così che per noi è un piacere essere collegati oggi con voi tutti, con il teatro, come sempre sentire l'affetto degli anghiaresi che è sempre tanto vicino a noi. Si chiama Carlos Cabrera abbiamo l'onore di presentarlo, è un cantante che è nato qui a La Plata. La mamma è calabresa della provincia di Cosenza. Ha una vasta traiettoria nel canto, ha cantato con tanti cantanti, a citare uno per esempio Goyeneche, per quello che segue il tango. Ha cantato in Cuba, in La Habana, in Ginebra e anche in molti posti dell'Europa, negli Stati Uniti. Escurrilo di compadrito, se a todos sale la ambición de mi suburbio, con este tango nace el tango conguito, parte del sórdido barrial buscando el cielo, con puro extraño de amor, hecho en cadencia, se abrió un camino sin más ley, pues esperanza, mezcla de rabia y de dolor, de ausencia, sonando en inocencia, de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las veredas, una noche al bocache que las cadenas, y una ansia fiera en la manera de llorar. Thank you.
accadere intorno a me è quello che accade in ogni più sperduto angolo del mondo quando un po' di appassionati di tango si incontrano. Voi sicuramente saprete che il tango è da un po' di tempo patrimonio mondiale dell'umanità e vi assicuro che veramente in ogni angolo del mondo c'è qualcuno che ha voglia di ballare tango. Ci si trova per ballare in qualsiasi posto, può essere casa di un amico, come un locale da ballo, come la piazza di un paese. Stasera noi abbiamo scelto questa location di tutto rispetto perché siamo nel salotto buono di Anghiari, siamo nel teatro e come vi dicevo, vedete, tante persone hanno già cominciato a muovere i primi passi, le prime coppie si sono formate, uno sguardo per invitare la donna a ballare e tutta la magia del tango che si materializza. Se avuto qualche dubbio, stasera possiamo confermare che Anghiari è un paese eclettico che più di così non si può. L'abbiamo fatto diventare anche una milonga, un barrio argentino. Eclettico e internazionale direi, perché siamo oltreoceano, per cui sera è una serata veramente bellissima, attraente e questo gemellaggio che si ripete, che si rinfresca tramite la danza, tramite la milonga è una cosa veramente appassionante. Si balla, ma se mancasse la musica non si potrebbe ballare. E naturalmente il musicalizzador, il DJ del tango, è l'anima della serata, perché è colui che sceglie le musiche su cui i ballerini potranno dare sfogo alla loro fantasia. Noi stasera ne abbiamo uno d'eccezione, Adam el Capitan. Lui arriva direttamente da Buenos Aires, è nato lì in Argentina, ma ormai da alcuni anni vive in Italia, balla tango e fa ballare soprattutto tanto tango. Io so che mi ha carino, come non chiesti a nadie, come non potrai credere. Se dio il fuoco del remance, quando non puoi perdere. Allora, avete capito che la musica è importantissima nel tango, vi ho presentato poc'anzi Adam che arriva direttamente da Buenos Aires, ma noi non ci facciamo mancare niente perché roba buona ce l'abbiamo anche a casa nostra. Direttamente da Arezzo abbiamo Fabrizio Frappi che è l'altro musicalizzatore, perché qui abbiamo intenzione di ballare fino a mattina e quindi abbiamo bisogno di rinforzi. Fabrizio, allora come nasce questa passione per il tango? Nasce questa passione da... io ho iniziato a ballare 4 anni fa insieme a Marco Del Forno e Carina Calderon, che sono due ballerini professionisti e che oltre che insegnarmi quello che è il tango, mi hanno trasmesso anche un qualcosina in più, riuscire a capire un pochino la musica. Questo poi dopo è scattato una molla in me che ha fatto in modo che oltre a quello che mi hanno dato loro, io mi sono dedicato. E per il momento sembra che la cosa vada abbastanza bene, le persone che vengono a ballare gradiscono le mie serate, quindi... Ah, io so già che tu sei ricercatissimo in tutto il centro Italia, che ti chiamano a mettere musica perché insomma è uno particolarmente capace, riesce a fare sempre la pista piena, quindi insomma tanti buoni ballerini, tanta buona musica. Fabrizio Frappi d'Arezzo.
Si balla, certo che si balla, ma per ballare indispensabile è la gomma giusta, ci vogliono le gomme buone. E allora anche le scarpe per un ballerino di tango sono davvero fondamentali, perché la postura nel tango è fondamentale, quindi una scarpa adeguata è importantissima per potersi muovere bene. E poi naturalmente non è solo la questione tecnica, c'è anche il vezzo, perché tutte le donne, ma anche gli uomini, hanno piacere di sfoggiare delle scarpe che siano all'altezza della situazione, quindi eleganti, particolari, luccicanti, perché insomma un bel piede che si muove bene dentro una bella scarpa è sicuramente affascinante e rende la donna quanto mai attraente. Notte tarda, ma i ballerini che sono arrivati ad Anghiari per la milonga al Teatro Comunale sono veramente inesauribili, e quindi chissà quando finirà questa bellissima notte di tango. Il nostro speciale termina così, sperando di avervi portato un po' di allegria e magari anche la curiosità di vedere qualcuno che sa ballare tango e di cominciare anche a ballare, perché questa è veramente la più grande emozione che vi potete regalare. Ciao, alla prossima!